Un saluto cari amici di Extreme Hardware, in questo video faremo un approfondimento in merito al sistema operativo che muove i NAS prodotti da Buffalo. Utilizzeremo per fare questa panoramica un Buffalo TerraStation, un TS3410DN, del quale potrete trovare la recensione completa qui in descrizione. Faremo appunto una panoramica, dopo aver visto i vari menu che compongono il sistema operativo, torneremo qui per le conclusioni. Ok, inseriamo dunque l'indirizzo IP del nostro NAS all'interno del browser, ci apparirà la schermata per l'accesso delle credenziali. Noi abbiamo lasciato quelle standard, quindi admin e password, e scegliamo illimitato per quanto riguarda il periodo di timeout. Facciamo ok, attendiamo l'accesso. Una volta effettuato l'accesso, ecco come si presenta la schermata del nostro sistema operativo. Abbiamo la schermata divisa in due parti, la parte sinistra con la colonna di navigazione dei menu e la parte centrale che è quella che ci fa vedere le informazioni. Aprendo il sistema abbiamo quindi la dashboard che ci illustra quelle che sono le caratteristiche e il funzionamento del prodotto, quindi le informazioni di sistema, il nome, la versione del firmware e quant'altro, le informazioni sull'archiviazione, quindi che tipo di RAID abbiamo installato e quindi abilitato all'interno del sistema e le varie unità disco, comprensivo anche dello spazio libero e occupato. Abbiamo una percentuale di utilizzo per quanto riguarda la RAM, quella della memoria, della CPU e della memoria RAM, 21% in questo caso per 1 giga di RAM, e le informazioni di rete, quindi indirizzo IP e quant'altro. Pigiando in alto su questa freccetta si apre invece questo menu a tendina dove possiamo trovare il manuale utente, spegnere il prodotto, riavviarlo o effettuare il logout. Invece spostandoci a destra navighiamo all'interno del prodotto passando al menu condivisione di file. All'interno di questo condivisione di file possiamo andare a toccare quelle che sono le impostazioni relative alle cartelle condivise e agli utenti, ai gruppi di utenti e anche ai protocolli. La prima voce è proprio impostazioni cartella, dove possiamo creare o eliminare le cartelle. Possiamo anche andare a modificare le impostazioni per quanto riguarda la cartella, quindi abilitare o disabilitare l'accesso alla cartella tramite un determinato protocollo. In questo caso abbiamo il protocollo Samba attivo, SMB, mentre gli altri, FTP e quant'altro, sono disabilitati. Abbiamo attivato anche la AFP per l'accesso tramite Mac. Abbiamo poi anche altre impostazioni, come anche le restrizioni di accesso da parte di determinati utenti. Andiamo dunque avanti, abbiamo le impostazioni riguardanti gli utenti, in questo caso possiamo creare o eliminare utenti, in questo caso abbiamo soltanto quelli standard, quindi admin e guest. Creando dei nuovi utenti possiamo scegliere ovviamente il nome, la password e scegliere una quota, quindi una dimensione del disco che l'utente può andare a utilizzare. Possiamo ovviamente inserire l'utente all'interno di eventuali gruppi, come per esempio un gruppo admin, facendo diventare questo utente appunto un amministratore. Ok, in questo caso non ho fatto niente, quindi usciamo. Abbiamo i gruppi di utenti, come appunto il gruppo admin, abbiamo il gruppo admin, il gruppo guest, possiamo creare dei nuovi gruppi all'interno dei quali andare poi a inserire dei vari utenti. Ovviamente, come possiamo vedere qui, il gruppo admin contiene un utente che è l'utente admin e poi c'è l'utente guest che è all'interno del gruppo guest. Anche in questo caso possiamo aggiungere un gruppo, quindi il nome del gruppo, e eventualmente andare immediatamente ad aggiungere un utente. Andando avanti abbiamo invece tutte
le abilitazioni dei vari protocolli. Abbiamo il protocollo Samba che abbiamo attivato per poter utilizzare il sistema sulla rete Windows, protocollo AFP abilitato per quanto riguarda Mac, mentre FTP, SFTP, che è il Secure FTP, sono disabilitati. In questo caso possiamo ovviamente abilitarli, possiamo utilizzare la funzione Web Access, quindi trasformare il nostro NAS in un server, in un host che ospita un nostro sistema, un nostro sito internet, scusate, pagine web. Poi abbiamo la funzione NFS con le varie impostazioni modificabili e l'R-Sync. Anche qui abbiamo il pannello. Andando avanti, ignorare modifiche, sì, abbiamo il menu perché riguarda l'archiviazione. Qui possiamo andare a visualizzare e modificare le informazioni per quanto riguarda i dischi e i RAID. Abbiamo subito il menu Unità che ci mostra quali sono i dischi installati all'interno del sistema, il modello del disco. In questo caso sono degli hard disk Seagate NAS HDD da 1 TB ciascuno. Possiamo formattare l'unità oppure effettuare uno smart su ogni singolo disco e vederne le informazioni. Andiamo avanti, qui abbiamo anche unità USB, quindi nel caso avessimo delle unità collegate alla porta USB possiamo vederne le impostazioni e formattare l'unità oltre che rimuoverla direttamente da questo pannello. Poi abbiamo uno dei pannelli più importanti di sistema che è quello relativo al RAID. Possiamo visualizzare quali tipi di array e di RAID montati e configurati all'interno del sistema. Array 1, abbiamo un RAID 10 configurato, possiamo visualizzare le varie unità, possiamo rimuovere il RAID e in questo caso il sistema ci chiede una password per poter, cioè di, non una password, scusate, ma una conferma, e per confermare dobbiamo inserire il codice come il captcha che ci mostra, onde evitare di rimuovere inavvertitamente un intero volume. Possiamo ovviamente, una volta rimosso, creare un nuovo volume scegliendo in questo caso tra RAID 0, 1, 5, 6 e 10, perché il nostro prodotto è un TS3410DN e è dotato di 4 dischi. Andiamo avanti. Chiudi, ok. Scansione RAID è semplicemente un menu di manutenzione per quanto riguarda il RAID, fa la scansione ogni tot mesi, quindi ogni giorno cioè ogni primo giorno del mese, scusate, fa la scansione del sistema volume RAID. Abbiamo il menu LVM con il relativo sottomenu per abilitare la funzione e ISCSI. Con il relativo menu delle impostazioni. Quindi possiamo creare il volume anche qui, aggiornare l'elenco volume e quant'altro. Andando avanti, possiamo visualizzare quelle che sono le impostazioni relative al cloud e possiamo utilizzare servizi di Amazon Dropbox, Microsoft Azure o Microsoft OneDrive. In questo caso, anche qui, una volta abilitato, possiamo andare a toccare le impostazioni per configurare i vari profili. In questo caso su Amazon, se clicchiamo aggiungi, ci fa inserire quelli che sono le impostazioni del nostro profilo Amazon S3 e quindi poter utilizzarlo direttamente con il NAS. Stessa cosa ovviamente si può fare con gli altri con gli altri profili. Applicazioni, qui possiamo notare come il sistema sia scarno per quanto riguarda le applicazioni. Abbiamo soltanto l'antivirus che è abilitato ovviamente. Questo sistema è creato per lo spostamento di dati, per il salvataggio di dati, il backup e la condivisione dei dati all'interno di una rete. Non è stato pensato per fare da media center, e quant'altro, quindi sono inutili quelle funzioni. È pensato per delle aziende che non se ne farebbero nulla di quelle applicazioni. Questo permette anche al sistema di utilizzare solamente 1 GB di RAM e di girare in maniera perfetta, è fluidissimo e un'aggiunta di applicazioni avrebbe richiesto anche delle risorse più elevate. Quindi abbiamo soltanto antivirus, andiamo avanti.
impostazioni di rete, possiamo ovviamente andare a modificare l'indirizzo IP, utilizzare un indirizzo IP statico o dinamico, abilitare port trunking, quindi link aggregation, in questo caso è abilitato su entrambe le porte perché ci sono due porte ovviamente. Per poter utilizzare questa funzione ovviamente dovete avere uno switch compatibile con il protocollo link aggregation. Possiamo configurare il proxy, modificare le informazioni relative al gruppo di lavoro, in questo caso non è modificabile, work group è quello che stiamo utilizzando noi, cioè si può modificare ovviamente cliccando sul tipo di autenticazione eccetera, comunque noi non interessa in questo caso. Port trunking ci rimanda alla schermata di prima, quindi abilitare o disabilitare link aggregation. Restrizioni della porta di servizio, ovvero possiamo decidere che non vengano automaticamente accettate le richieste da parte di questi servizi, quindi se noi disabilitiamo una di queste funzioni automaticamente non potremo accedere al sistema tramite uno di questi protocolli. Poi la funzione SNMP, e la funzione ping classica per verificare le comunicazioni sulla rete. Abbiamo la pagina, il menu relativo ai backup, quindi si può programmare un backup, scegliere la cartella da backuppare e quella di destinazione, si possono pianificare ovviamente i backup come e quando ci piace. Possiamo anche effettuare la replica di una cartella, ovvero sistematicamente, periodicamente, in automatico il sistema replica il contenuto di una cartella all'interno di un'altra cartella che ovviamente andate a scegliere voi, e quindi diviene una cosa automatica. Ci ritroviamo due cartelle uguali. Poi la funzione failover, anche in questo caso si può andare a modificare, in questo caso no perché abbiamo il port trunking attivo, si possono andare a modificare le impostazioni. E poi c'è la funzione time machine. Ultimo menu per quanto riguarda questo sistema operativo è quello riguardante la gestione. Possiamo modificare ovviamente nome del prodotto, l'ora, la lingua, eccetera eccetera. Si possono abilitare le notifiche via mail per quanto riguarda alcuni tipi di notifiche, appunto nel caso dovesse succedere qualcosa al sistema. Veniamo assolutamente contattati via email dal sistema stesso, che ci manda appunto una notifica. Abbiamo i registri di sistema con i vari log, ad esempio log di sistema, potete vedere che vi apre una pagina con tutto quello che il sistema ha fatto fino ad ora. Sleep timer per mandare in stand by il prodotto, risparmio energetico con la possibilità di configurare un UPS, il ripristino e la formattazione del sistema, gestione e configurazione, si può scegliere delle funzioni relative al si può scegliere, scusate, tramite questo menu di salvare tutte queste impostazioni su una chiavetta USB esterna, come vedete salvare l'attuale configurazione su un'unità USB, trasferire le impostazioni da un'unità USB, quindi anche caricarla. Poi abbiamo aggiornamento di sistema, la possibilità di crittografare tutto quanto e crittografare il prodotto utilizzando una chiave segreta, scelta delle notifiche e soprattutto le notifiche a LED per quanto riguarda il frontale del prodotto, quindi suoni di servizio in caso di surriscaldamento, di errore o di errore dell'UPS eccetera eccetera, o un problema alla ventola, il prodotto suonerà, emetterà un suono. E poi le impostazioni relative al pannello anteriore. E poi abbiamo l'ultima funzione, che è il boot authentication, che anche qui si può abilitare o disabilitare.
Bene, abbiamo visto i menu che compongono il sistema operativo di Buffalo. È un sistema operativo piuttosto scarno, molto semplice per quanto riguarda l'interfaccia, non è ricco di applicazioni. Abbiamo visto che c'è soltanto l'antivirus, ma questa è una scelta dell'azienda che rivolge questi prodotti prettamente alle imprese di piccole e medie dimensioni che non se ne fanno nulla di menu esteticamente belli piuttosto che mille mille applicazioni. Questo comporta anche la possibilità di un utilizzo di risorse abbastanza ridotte. In questo caso abbiamo un solo giga di RAM, ma come potete vedere dalla recensione completa e come avete potuto vedere anche da questo video, il menu gira in maniera fluida e le performance di questo prodotto sono assolutamente eccellenti. Detto questo, vi esorto a iscrivervi al canale di YouTube, a seguirci sui social e a dare un occhio anche al nostro portale xtremehardware.com, dove potrete vedere e trovare recensioni complete e dettagliate dei vari prodotti che appunto testiamo, tra cui questo TS3410DN. Per adesso da Angelo e dalla redazione di Xtreme Hardware è tutto, un saluto.